Sono donne senza tempo quelle che vediamo raffigurate nelle opere di Ido Errani, inaugurata la chiesa di San Sebastiano a Forlì. Circa 40 opere esposte che raffigurano il lavoro dell'artista forlivese che torna con questa mostra dal titolo Il tempo senza tempo ad esporre nella sua città natale. Cosa vedrà il pubblico forlivese della sua pittura e della sua arte in questa mostra? Ah, queste sono le ultime opere che ho dipinto. Io, come dico, dipingo sempre ad affresco, da 20 anni in questa parte. Mi feci un'altra mostra qui nel 96, 22 anni fa, con i primi affreschi che erano completamente diversi. Poi mi sono deciso di ripropormi oggi per ricordare questo periodo e poi per la mia città. Io amo molto la mia città e volevo ripropormi appunto Forlì. Presente questa figura femminile che è quasi eterea? Sì, io nella mia vita sono stato abbastanza birichino e praticamente molti mi chiedono di queste cose qui, chi sono queste figure. Queste sono tutte ragazze che io ho conosciuto, anche perché io ho fatto molti anni, ho diretto una galleria a Cervia e praticamente ho conosciuto tante persone che ho conservato foto e ricordi e li ripropongo nei miei dipinti, insomma. Anziché ispirarmi ad altre figure non conoscenti, ho deciso di mettere queste figure. Poi ho fatto questo omaggio a Caravaggio perché, visto che a Forlì c'è la mostra di Caravaggio e Michelangelo, mi sembrava anche giusto presentare un'opera che ricordasse Caravaggio, che è stato uno dei nostri maggiori maestri. Che cos'è per lei il tempo senza tempo? Il tempo senza tempo è una gran cosa, una gran bella cosa, perché già la mia pittura richiama tempo senza tempo, perché io dipingendo da fresco ho questi ricordi di tempo senza tempo. Gli affreschisti erano i maggiori artisti che noi abbiamo avuto in Italia ed erano artisti che erano tempo e anche senza tempo, perché appunto l'affresco porta a questo. Perché l'affresco? Perché l'affresco è una tecnica complicatissima che tutti non sanno trattare, perché è una tecnica che prevede molta manualità e molta conoscenza di queste cose qui, perché è una tecnica molto difficile, molto complessa. Come è avvenuta la curatela di questa mostra? Qual è il filo conduttore? Bene, il filo conduttore di questa mostra naturalmente nasce dalla grande passione, dall'amore viscerale che Ido Errani ha per la figura, nello specifico la figura della donna, che lo ha accompagnato negli ultimi 25 anni della sua produzione artistica, in questa sua ricerca in cui il frammento, soprattutto in una tecnica particolare a lui congeniale, quella dell'affresco, l'affresco interpretato in chiave moderna come vecchi maestri, ma in un contesto e in una collocazione sperimentale. Quello ha portato a diventare un suo segno di riconoscibilità e anche una sua cifra stilistica. E questa mostra, dal titolo Tempo senza tempo, laddove si vuole identificare appunto anche attraverso il titolo il tempo, sia Cronos, ovvero quello che scandisce i secondi della propria vita per regolare nel tempo, ma anche quel tempo che ci appartiene interiormente, ovvero il tempo dell'anima, il tempo del sé. E per Ido Errani questa è un suo ritorno a casa, nella sua città natale, che appunto lo riaccoglie in questo spazio, che lo ha visto esordire con questo ciclo appunto nel 96, mi pare, nel 1996, e quindi si riappropria anche lui di questo tempo. È un titolo anche altisonante per tanti versi, dove appunto si gioca
sulla doppia terminologia che già i greci avevano identificato in Cronos e Kairos, appunto il tempo cronologico e il tempo del sé, dell'essere, della persona.